Le urne hanno dato il loro responso, è stata un'attesa del voto molto, molto lunga perché si è combattuti, io devo dire anche lealmente, voto su voto per tutte queste ore. Ancora non è finito lo spoglio, però credo che difficilmente si possano rimontare questi 500 voti di scarto sostanzialmente, che equivalgono ad un 1% circa. Non sono questi i dati, quello che risulta a noi è intorno al 51,5% Carozzo, 35% la nostra coalizione e poi 12% Kundari e 2% D'Anna. Ma dico, poco importa, stiamo parlando di un risultato ovviamente molto esiguo, per cui giustamente la prudenza ha imposto di attendere fino a quando era necessario. Mancano ancora, per quanto ci riguarda, quattro sezioni, mi pare che tre ne manchino al comitato elettorale di Carozzo, e quindi siamo assolutamente in linea. È difficilissimo che queste quattro sezioni, o tre che mancano a Carozzo, possano ribaltare il dato elettorale. Quindi noi riconosciamo questa vittoria esigua da parte del sindaco uscente Carozzo, lo facciamo con molta serenità perché rivendichiamo ovviamente di aver contribuito a una bella battaglia democratica, ma soprattutto credo che, come Movimento per l'Autonomia, riportiamo un successo clamoroso in queste elezioni, in quanto i nostri partiti, le nostre tre liste, non so quanti voti totalizzeranno alla fine, perché il conteggio dei voti di lista è ancora in itinere, penso si arriverà intorno al 20-25%, ma il dato del 35% è chiaramente sorprendente, è un dato enorme, quindi, che manifesta chiaramente la voglia di questa città di cambiare amministrazione. Ciò non è avvenuto anche per questo sistema elettorale. Noi prendiamo atto che queste sono le regole del gioco, le rispettiamo anche se evidentemente non le condividiamo del tutto, e però, voglio dire, è andata così, va bene. Noi facciamo i migliori auguri a Nino Garozzo di una buona amministrazione di questa città, speriamo migliore, chiaramente. Si era sparsa la voce di eventuali contestazioni in qualche sezione. No, è successo questo, è successo che nella voglia che ha questa città di votare in maniera disgiunta, e quindi le liste che hanno sostenuto Nino Garozzo mi pare che totalizzeranno intorno al 64% di consensi, e però, come vedete, Nino Garozzo vincerà soltanto col 51%. Tutto questo voto è stato trasferito al sottoscritto, e allora nel trasferire il voto disgiunto al sottoscritto, chiaramente molta gente ha commesso degli errori. Quale errore? Anziché barrare semplicemente il mio nome, ha barrato la lista d'Agostino Sindaco. Quindi, che significa questo? Dopo aver barrato una lista che era coalizzata con Garozzo, immaginiamo la PDL, tanto per fare un esempio pratico e facilmente riconoscibile, e aver scritto il candidato al Consiglio Comunale che con l'elettore della PDL voleva votare, non volendo votare il sindaco Garozzo, ma volendo votare il sottoscritto, anziché scrivere barrare il mio nome, ha barrato il simbolo d'Agostino Sindaco. E questo è un vizio di forma. Questo vizio di forma chiaramente, da un lato, manifesta palesemente la volontà dell'elettore di votare il candidato al Consiglio della lista collegata con Carozzo, ma poi di votare il sottoscritto. Allora, alcuni presidenti di seggio hanno dato il voto come sindaco al sottoscritto, alcuni no. Pare che siano moltissimi questi voti che non sono stati concessi, quindi voglio dire, sezioni che si sono orientate in un modo, altre sezioni in un altro modo. Io non voglio assolutamente aprire una querela, neppure un contenzioso, neppure una contestazione, a meno che, dico, nelle prossime ore non ci siano dati così evidenti per cui dovessero esserci migliaia di voti in questo modo, e non so neanche come ci si possa regolare, perché siamo davanti a un fatto di difficile soluzione. Dispiace perché, se così fosse, e io credo che così sia purtroppo, viene tradita la volontà dell'elettore, quindi questo certamente non è una cosa buona che credo nessuno possa auspicare. E tuttavia, ripeto, queste sono le regole del gioco e con queste giochiamo, e bisogna rispettarle anche quando non vanno bene. Speriamo che i cittadini siano però lo stesso contenti e soddisfatti. A me dispiace, abbiamo fatto di tutto per farcela da soli, in pochi. E però abbiamo ottenuto un risultato, credo,
molto importante, del quale sono fiero, orgoglioso, ringrazio tutti coloro che hanno voluto sostenere questa campagna elettorale, questa segreteria, questo comitato elettorale che è stato appassionato, pieno di gente che voleva misurarsi, che voleva dire la propria opinione. Ecco, le elezioni servono a questo, l'abbiamo fatto, certo dispiace perdere per un'incollatura, specie se ci possono essere problemini di questo tipo. Speriamo che le cose non stiano così come i miei amici appassionati mi riferiscono, forse in questo momento un po' troppo accalorati, e che quindi si possa fare comunque tesoro di questa grande esperienza. Mi dispiace invece come Movimento per l'Autonomia, perché dimostra che avevamo ragione a fare questa battaglia, abbiamo messo a nudo le debolezze di questa amministrazione. E chiaramente come Movimento per l'Autonomia mi dispiace, perché l'assenza in questa competizione di una parte del Movimento per l'Autonomia che ha voluto sostenere Nino Garozzo ha evidentemente fatto fallire un obiettivo che invece potevamo raggiungere tranquillamente al primo turno. Che cosa possiamo augurare al sindaco riconfermato? Di amministrare meglio rispetto a come ha amministrato questi 5 anni, questo è evidente, non potremmo che augurargli questo. Noi andremo con la nostra pattuglia in Consiglio Comunale e, come abbiamo fatto sempre, critichieremo e osteggeremo la situazione amministrativa quando non ci piacerà. Speriamo che lui questa volta ci convinca che la sua attività amministrativa cambia, sarà un'attività amministrativa diversa, proiettata per un futuro migliore di questa città. Noi abbiamo basato la nostra campagna elettorale su uno sviluppo socio-economico sostenibile di questa città. Non mi pare che questo sia il suo programma. Se però lui intenderà comprendere anche le ragioni di questo 49% che non lo ha votato e che deve essere amministrato da lui, allora noi saremo pronti a collaborarlo. Da un'attenta analisi del voto sembra che qualche cosa non è andato per il verso giusto in qualche frazione. No, è andato tutto per il verso giustissimo, ripeto, se non ci fossero stati questi errori da parte di tanti cittadini che volevano invece votarci, noi oggi saremmo in questo momento qui a dire che andiamo verso un sacrosanto, giusto, legittimo ballottaggio, ma così non è stato. Ripeto, si può sbagliare, chissà che qualcuno non abbia sbagliato anche al contrario, quindi voglio dire, si pareggiano gli errori. Io non voglio minimamente dare la sensazione di accampare scuse, anzi ribadisco che questo è un risultato per quanto ci riguarda strepitoso, lo difendiamo tutto, vorremmo che venisse anch'esso riconosciuto, anzi mi farebbe piacere anche parlare se possibile col sindaco Garozzo, che ho già sentito per telefono circa un'ora fa e qualche minuto fa. Se fosse già pronto lo vorrei salutare e vorrei congratularmi con lui anche in diretta.